Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oh, non sembra vero, eh? Invece siamo qua, siamo alla vigilia di Udinese Juventus, stiamo commentando quello che andrà a succedere, andrà ad accadere in questo campionato di Serie A e abbiamo già ascoltato la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Un Allegri molto sorridente, devo dire la verità, sembrava quasi contento e mi è sembrato strano, no? Per un motivo, mai mi sarei immaginato di vedere una terza stagione di Massimiliano Allegri. Io ero veramente convinto, lo sapete, ne ho parlato più di una volta qui sul canale, che potesse concludersi l'avventura di Allegri. Così non è stato, ci sarà un'altra stagione, vedremo dove andremo. E più che altro Allegri mi è sembrato molto cauto, quest'anno molto cauto. Ne parleremo un attimo insieme. Mi ha fatto strano non sentire neanche una parola inerente a Leonardo Bonucci. Zero, non è mai stato nominato. Questa cosa mi ha sorpreso. Allegri dice: è la prima partita e c'è sempre curiosità da parte di tutti. È l'inizio della nuova stagione. Inizia le partite in cui contano i punti ed è un percorso che finisce il 25 di maggio. Mercato, ci pensa la società, è vigile su quello che dobbiamo fare. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione e di come sta lavorando, cioè molto bene. Domani inizieranno le partite che contano e sono completamente diverse dagli amichevoli. E qua si apre già la mia grande paura che avevo detto anche su Instagram l'altro giorno, e cioè che a un certo punto, quando iniziano le partite davvero importanti e quando si arriva nei minuti finali delle partite davvero importanti, si possa abbandonare un po' quella strada che abbiamo visto invece in queste partite per abbracciare l'essere pragmatici al 200% che nelle ultime due stagioni non ha portato bene con questi giocatori, perché questi giocatori chiamano un altro tipo di approccio. Quindi questa è una delle mie paure. E queste parole di Allegri vanno a confermare queste mie paure. Inizieremo a vedere da domani invece l'approccio che ci sarà a un eventuale vantaggio ai minuti finali e come verrà aggredita la partita proprio dal punto di vista tattico, se ci sarà una continuità con le buone indicazioni che abbiamo visto in amichevole, oppure se quando si inizia a far sul serio si volta pagina e si va in tutta un'altra direzione. Dove potremo arrivare lo vedremo strada facendo. La squadra ha grandi margini di miglioramento. Io qua sono assolutamente d'accordo con Allegri perché credo che questa squadra abbia davvero dei grandi margini di miglioramento. Credo che questa squadra abbia la necessità di avere le mani dentro la pasta. Bisogna continuare ad impastare il più possibile. Dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile nelle prime quattro posizioni. La domanda era sullo scudetto. Credi che questa squadra possa vincere lo scudetto? Lui dice: questa squadra ha grandi margini di miglioramento e dovremo essere bravi ad arrivare nelle prime quattro posizioni. Allora mi fermo subito perché voglio dirvi la mia prima di continuare. Allegri ha parlato più di una volta in questa conferenza stampa degli obiettivi e in più di un'occasione ha ribadito il concetto che l'obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro. E allora, dato che un pochino storto il naso ascoltando queste parole, mi sono domandato: ma nelle altre conferenze stampa, quelle delle ultime due annate, quindi quella con l'Udinese di agosto 2021 e quella con lo Sassuolo di agosto 2022, si era mai parlato di obiettivi minimi o si parlava in altro modo? Volevo proprio capire. E quindi questa conferenza stampa sul canale è arrivata in ritardo proprio per questo motivo. Sono andato a recuperarmi le due conferenze stampa di Allegri precedenti. Vi faccio sentire alcuni pezzettini che mi hanno colpito in particolar modo. Poi, vabbè, quella dell'Udinese mi ha fatto ridere perché Allegri a un certo punto dice: Ronaldo a me ha detto che resta. Quindi stiamo parlando proprio di un'altra Juve, si parlava di Ramsey, si parlava della fascia di Bala, di Bernardeschi, proprio una roba differente. Però Allegri, in quella conferenza stampa lì del 21 agosto 2021 per Udinese Juventus, dice: arrivare a marzo per la lotta scudetto e poi competere per il campionato. La prima conferenza stampa di Allegri va in quella direzione lì e fa anche un discorso abbastanza interessante che è il seguente, ve lo voglio far sentire. Si lavora per ottenere risultati e quindi bisogna cercare di arrivare in fondo e vincere, perché dopo alla fine nel calcio quello che conta è vincere attraverso il gioco, attraverso la solidità, attraverso l'equilibrio. Ci sono tante componenti e tutte queste devono andare tutte insieme per poter vincere. Io non c'ho da dimostrare niente perché, ma no, perché c'è solo da lavorare, mettermi a disposizione questa rosa che ho, va bene, e cercare di far rendere al meglio. Poi dimostrare, ogni giorno siamo su quello che è successo in 5 anni miei alla Juventus. È una roba che rimane di là nel museo. Cioè, Ronaldo ha vinto 5 palloni d'oro, ma se quest'anno non fa un'annata giusta, si ricorderanno di Ronaldo che l'ultimo anno ha fatto male alla Juventus. Quello che ha fatto Chiesa agli europei non è che se lo porta dietro. Se domani gioca Chiesa e non fa una buona prestazione, non è che dicono: no, ma all'europeo ha fatto bene. Quello che è stato fatto rimane. Quello che dovremmo fare
Dobbiamo farlo per bene. Perché poi dopo Udine ci sarà la partita con l'Empoli. Che conterà, perché quella di Udine non è mai stata fatta. Le cose fatte rimangono. Ma tutti i giorni bisogna mettersi in discussione. Perché altrimenti non riusciamo a vincere. O perlomeno a creare i presupposti per vincere. Perché altrimenti, se no, si parla sempre di 20 anni fa, ma quello ha vinto, ma io ho fatto, sì, ma ho capito, ho fatto. Cioè, da fare, che è una roba completamente diversa. E quindi tutti bisogna mettersi in discussione. Perché comunque, mettendosi in discussione, riusciamo sicuramente a rendere meglio. O perlomeno a creare i presupposti per rendere meglio. Questo è un discorso che io condivido al 100% da parte di Allegri. E infatti, la prima conferenza stampa dal suo ritorno era questa. Cioè, si parlava di vittoria, si parlava di scudetto, si parlava di Juve nella lotta, si parlava di Juve che deve arrivare fino in fondo a marzo nella lotta a scudetto, deve arrivare a competere per il campionato, deve mettere in dubbio, in discussione tutto quello che è stato fatto, non importa quello che c'è nel passato, per tornare a vincere, perché nel calcio importa vincere, poi come ci arriva la vittoria è un modo diverso, però bisogna vincere, bisogna arrivare alla vittoria, bisogna arrivare a quegli obiettivi lì, perché bisogna vincere, dimostrare, mettersi in discussione. Concetti che condivido. Questa è la prima conferenza di Allegri, di Udinese Juventus, del primo anno del ritorno di Allegri. Già al secondo anno, l'anno scorso, conferenza stampa del 14 agosto 2022, dopo un'annata in cui si arriva al quarto posto e senza titoli, Allegri inizia a tirare un po' indentro i remi dalla barca e dice: sì, la Juventus ha comunque il dovere di puntare a vincere e noi siamo nelle pretendenti. E poi aggiunge: buongiorno mister Alberto Mauro. Ho sbagliato il minuto, vi chiedo scusa, siamo qui. Agli anni precedenti cambia una cosa, mentre nei campionati dove non c'era sosta, l'obiettivo era essere a marzo, diciamo, nelle prime quattro per giocare la volata a scudetto, e il primo obiettivo era il passaggio di turno di Champions, quest'anno, visto che il campionato finisce il 13 novembre, il primo campionato finisce il 13 novembre, gli obiettivi diventano due, quella di essere nelle prime quattro il 13 novembre, per stare a contatto, e giocarsi il campionato da gennaio in poi, e quella di aver passato il turno di Champions. Abbiamo 21 partite, 15 di campionato e 6 di Champions, e quindi bisogna fare bene. Ora abbiamo solo le ultime due settimane di lavoro, poi dopo giochiamo una volta in 3 giorni, ma è anche bello. E anche qui Allegri un po' ritratta, perché Allegri va a ritrattare, no? Il primo anno molto più sfaldo, bisogna tornare a vincere, vincere quello che conta nel calcio, però in tutte e due le annate comunque dice una cosa: bisogna arrivare a marzo in lotta per lo scudetto, in quelle posizioni lì. Quest'anno invece dice: dobbiamo arrivare ad aprile col campionato che finisce il 25 maggio nelle prime quattro posizioni. Da essere nelle prime quattro posizioni ad essere lotta per lo scudetto, esserci a marzo e esserci a aprile, cambia tanto. Allegri nella prima e nella seconda conferenza stampa, questa è la terza dal suo ritorno alla Juventus, non aveva mai parlato di obiettivi minimi. In questa lo fa. Quando si parlava di obiettivi, Allegri parlava di Juventus che doveva vincere. Il primo anno in una maniera incredibile. Sì, bisogna vincere, tornare a vincere, dimostrare, far vedere, mettersi in discussione. L'anno scorso diceva: ok, c'è il campionato, c'è il mondiale di mezzo, bisogna arrivare a passare il turno in Champions. No, non ci si è riusciti. E ad arrivare a lottare in quel momento lì, poi da gennaio in poi. Lì c'eravamo quasi. Quasi, perché poi col Napoli siamo crollati proprio infinitamente. Siamo andati anche a fare una bruttissima figura a Napoli, poi ci arriveremo anche a parlare un attimino delle trasferte, perché Allegri ha tirato fuori un concetto che ho voluto controllare a un certo punto, e poi ovviamente è successo quello che è successo. Però proprio il discorso comunicativo che c'è stato nella prima e nella seconda conferenza stampa è completamente differente rispetto a quello di quest'anno. Poi andremo avanti, però volevo mettere in evidenza, mettere in primo piano proprio lo stesso Massimiliano Allegri, che nella prima, nella seconda e nella terza annata Allegri bis, concetti differenti. La prima conferenza stampa di Allegri bis è molto simile alle idee che aveva Allegri di quando vinceva. Sono venute meno un po' di certezze probabilmente nella testa di Massimiliano Allegri dopo queste due annate così. Però la Juventus non può rimanere in balia delle incertezze per come sono andate le annate. La Juventus deve avere l'obiettivo di vincere, a maggior ragione se gioca solo una volta a settimana, a mio modo di vedere. Poi, che sia la favorita per lo scudetto, robe varie, lo diremo a fine mercato. Io credo che oggi sia inutile e impossibile stabilire una gerarchia. Appena finisce il mercato, giuro, vi porto il video di chi può vincere la Serie A, di quanti gol possano fare i giocatori della Juve, quante presenze, eccetera, eccetera. Ma prima deve assolutamente finire il mercato. Però questa differenza comunicativa, comunque col mercato aperto in tutte e tre le annate, secondo me andava messa in primo piano. Non so se è un vantaggio o uno svantaggio giocare solo una volta a settimana. Ecco qua, Allegri volpone, vecchia volpe Allegri, vecchio cuore che dice... Non avrebbe mai detto una frase del genere.
però quest'anno non si sa se è un vantaggio o uno svantaggio. Cambia il modo di lavorare, assolutamente vero, questo è assolutamente vero, e avremo più tempo per preparare le partite. Non giocare la Champions porta amarezza e dispiacere, siamo abituati a giocare in Champions. Io è dal 2010 che gioco in Champions, tranne i 2 anni che sono stato fermo, ed è motivo di orgoglio. Non partecipare non è una bella cosa, soprattutto perché era stata conquistata sul campo. Dovremo essere bravi a trasformare questa amarezza in rabbia per poi arrivare al risultato di giocarla l'anno prossimo. Attenzione mister, sì, l'anno prossimo la vogliamo giocare la Champions, però ribadisco, il risultato di andare a giocare la Champions l'anno prossimo non è un risultato da Juventus. E banalmente lo diceva lo stesso Massimiliano Allegri, sia l'anno scorso che l'anno prima. Io non firmo per niente, so soltanto che la squadra sta lavorando bene e ci sono giocatori con un anno in più di esperienza alla Juve. Sono contento di come stiamo lavorando, ma il calcio d'estate è fine a se stesso. Abbiamo visto buone cose, ma da domani inizia le partite alle 3 punti. Sacrosanto il calcio d'estate è fine a se stesso, sacrosanto le amichevoli non contano niente, domani iniziano i 3 punti. Indubbiamente, anzi domani è ancora calcio d'agosto. E il calcio d'agosto sappiamo che è sempre un po' così, anche col mercato aperto. Però valgano 3 punti, lo stesso, quelle partite lì. Però è la paura che vi dicevo all'inizio. Sì, però non abbandoniamo le cose belle e buone che abbiamo visto in questi amichevoli. Portiamo avanti questo percorso perché è quello che ci può dare più soddisfazioni. Perché il percorso che abbiamo seguito negli ultimi 2 anni l'abbiamo visto sulla nostra pelle, ce l'ha detto il campo, ce l'hanno detto i risultati. Non porta nulla di buono. Non abbandoniamo il concetto che abbiamo visto nelle ultime, nelle amichevoli, che è completamente diverso dall'approccio che abbiamo visto in campo negli ultimi 2 anni. Non è una rivalsa sulla scorsa stagione, sono cose esterne, ovviamente, le penalizzazioni. Un vantaggio è che è stato chiuso tutto. Ora sappiamo che il risultato che otterremo sul campo ci permetterà di giocare o non giocare la Champions l'anno prossimo. È l'obiettivo principale andare a giocare la Champions l'anno prossimo, perché non giocarla ci lascia un po' spiazzati. E no, è qui che casca l'asino. Non può essere l'obiettivo principale, a maggior ragione se poi, come dirà poi Allegri successivamente, quello è l'obiettivo minimo. Se è l'obiettivo minimo, non può essere l'obiettivo principale. E io non capisco questa volontà di parlare di obiettivi minimi, a meno che la volontà non sia quella di rimanere bassi, volare bassi, eccetera, eccetera, che comprendo molto di più rispetto all'Allegri che nelle ultime 2 stagioni ci diceva no, bisogna vincere, poi arrivava a fine anno e diceva ma va là, ma secondo te con questa squadra si può vincere? Sono messaggi sbagliatissimi, per me proprio sbagliatissimi, ed era uno dei motivi principali. Mi portava a pensare che Allegri non sarebbe stato alla Juventus anche in quest'annata. Questa è un'annata molto particolare, molto strana. Io vedo già delle linee comunicative in difficoltà all'interno della Juve. Allegri dice una cosa, Giuntoli ne dice un'altra, i giocatori ne dicono un'altra ancora, i giocatori parlano di scudetto, Giuntoli dice sì, d'accordo, la Champions, però non dobbiamo porci limiti. Allegri invece parla di obiettivi minimi. Sono cose diverse. Quando si parla, una società come la Juve deve prendere una linea comunicativa comune. Io credo che sia necessario, la comunicazione oggi è importantissima, non devo dirvelo io. E attenzione che poi quello che si dice ha un peso, soprattutto se si è tesserati della Juventus o responsabili in una determinata area della Juventus, perché sono cose importanti. Poi ribadisco, perché non si è mai parlato di obiettivi minimi e quest'anno sì? Punto di domanda, mi piacerebbe seriamente una risposta a questa domanda. Le modifiche: quando partiamo inizio stagione insieme allo staff valutiamo le caratteristiche dei giocatori in base a quelle imposti poi il lavoro. Una cosa che c'è e si nota e va mantenuto ottenendo risultati è l'entusiasmo grande e la grande voglia di fare. Quest'anno serve a conquistarci di nuovo la Champions che avevamo conquistato per giocarla l'anno prossimo. No, quest'anno non ci serve per giocarci ancora la Champions, quest'anno ci serve per fare un campionato migliore rispetto agli ultimi 2, con la possibilità di sognare, di arrivare alla fine del campionato nel groppone che può lottare per lo scudetto, non nelle prime 4 posizioni, perché arrivare nelle prime 4 posizioni ma a 10-15 punti di distanza dalla capolista, a me non interessa, certo che voglio giocare la Champions, indubbiamente, ma la Juve non può partire il 19 d'agosto e dire che l'obiettivo principale, la volontà principale, quello che serve quest'anno è quella roba lì. No, non può essere così, a maggior ragione se c'è solo quella competizione lì. Non può essere un obiettivo da Juve, mi dispiace. È lontanissimo da quello che è un obiettivo da Juve. Non può essere un obiettivo da Juve. Non esiste, soprattutto con una squadra che è di medio alto livello in Serie A, perché qualcuno dice che è scarsa, qualcuno dice fortissima. Io ribadisco, la rosa la valuto all'ultimo giorno, quando chiude il mercato. Fatto sta che oggi c'è un'ottima base, e questo non si può dire di no. Con Giuntoli siamo in ottimi rapporti, anche con Mann.
stanno lavorando bene, sono figure importanti in società. Giuntoli si è integrato molto bene e di questo sono contento. Chiesa è tornato rispetto all'anno scorso con più consapevolezza e serenità dopo un anno difficile. Ha una gamba diversa quest'anno. Dusan ha passato un momento di alte e basse con la pubalgia. Sta meglio, ma non è al 100%. Ha saltato parte della preparazione. Dato che mi sono ascoltato le ultime due conferenze stampa, nella conferenza stampa dell'anno scorso con la Sassuolo ho detto le stesse parole. Dusan non è al 100%, c'è un problemino che si porta dietro l'anno scorso, la preparazione, stesse identiche parole. E poi ha detto, sono sicuro che però farà una grande stagione. E la pubalgia l'ha limitato tanto. Non ha fatto una grande stagione, speriamo che la faccia quest'anno. Milik c'è, Ken domani non sarà a disposizione per un colpo. E anche qua sono andato a controllare, Ken le ultime tre prime giornate di campionato, quindi tutte e tre le prime giornate di campionato con Allegri, è stato assente. Perché la prima era ancora all'Everton, perché c'era Cristiano Ronaldo. A udire, lo ricorderete, quel gol di Ronaldo annullato, l'esultanza, bla bla bla. L'anno scorso era squalificato per un doppio giallo insieme a Rabiot e quest'anno è infortunato. Quindi le prime tre partite, Ken sempre assente, eppure tutte le estati Ken arriva con uno stato di forma fisica allucinante. Anche l'anno scorso si era preparato, si era presentato lucido, tirato, meraviglioso, e poi col tempo è partito. Però le prime tre Ken non c'è mai stato. Curioso. Spero che non significhi che la Juve farà lo stesso anno. Abbiamo anche Yıldız che arriva dalla primavera, ma è un bravo giocatore. Sono contento e soddisfatto dei giocatori offensivi che ho. E poi dice, di Paul sono contento, per gli ultimi giorni, per la partitella da 40 minuti contro Alessandria, poi è un giocatore diverso dagli altri, lo sappiamo, ma viene da un anno e mezzo di inattività. Averlo a disposizione tutti i giorni per le partite sarebbe un vantaggio, anche solo per 20-30 minuti. La condizione non può fare altro che crescere. Indubbiamente sarebbe meraviglioso aver Pogba a disposizione anche solo 20-30 minuti a partita, però dall'altra parte credo che la Juventus, il discorso con Pogba, dovrebbe farlo dal punto di vista economico, perché stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso non c'è stato mai, anche per scelte sue, con un fisico che lì c'è poco da fare, il fisico non tiene, però devi cercare anche di andare a migliorarla, quella cosa inerente al tuo fisico, e quest'anno parti con i presupposti che possa esserci 20-30 minuti a seconda della condizione. Non ti sto dicendo che devi rescindere Pogba, cedere Pogba, ma se tieni Pogba, io credo che sia doveroso discutere con lui, parlare con lui, dirgli, Paul, parliamoci negli occhi, guardiamoci negli occhi, parliamo da uomo a uomo, ci rendiamo conto che lo stipendio che percepisci non è allineato rispetto a quello che dai, possiamo ritrattarlo, possiamo venirci incontro, poi ho tutto il diritto di dire di no, però se fosse un dirigente della Juve un tentativo lo farei, perché se già questi sono i presupposti di quest'anno, averlo a disposizione 20-30 minuti nelle partite, non stiamo parlando di un giocatore importante, e poi si rischia di creare dei malumori nello spogliatoio, e lo sappiamo. La griglia di partenza vede il Napoli favorito perché ha vinto. Questa è una grande verità, poi vi dirò la mia. Comunque sapete che io ragiono anch'io così. La favorita è chi vince l'anno prima. Quindi il Napoli sicuramente, secondo me, è quello avanti a tutti. Però, e ne parleremo poi. Poi, Milan, Inter e Lazio, aggiunge Allegri, che è arrivata seconda l'anno scorso. Magari tra un po' di domeniche si riuscirà a capire tendenza e prospettiva dei punti. Quest'anno non fa la griglia Allegri. Poi dice, gli altri anni diceva tra gli 80 e i 90. Dobbiamo arrivare l'intorno. Quest'anno non parla neanche di griglie. Una cosa che dovremmo migliorare sono le partite in trasferta. Tra il Napoli ci sono stati 15 punti di differenza nelle trasferte. Noi 30, loro 45 e questa è stata la differenza del campionato. Allora, sono andato a controllare anche qua. I numeri, è vero, sono quelli. 45 contro 30. Però quello che salta all'occhio a me è una grande differenza, ma non ce n'era bisogno perché bastava prendere in esame il Napoli dell'anno scorso e il Juve dell'anno scorso, quale squadra sembrava più forte, prendendo delle partite campione, che si è trasferto a casa cambiava poco. Però ci focalizziamo sulle trasferte. È vero, ci sono stati 15 punti di differenza. Però il Napoli in 19 partite ha preso 13 gol e la Juventus 18, quindi già un approccio migliore alla fase difensiva di non possesso. E il Napoli comunque dell'anno scorso aveva un'idea offensiva, mentre la Juve un'idea più difensiva. Questo penso che sia indubbio da dire. Eppure nonostante questo 5 gol subiti in meno, che sono quei 5 gol subiti a Napoli, se proprio vogliamo dirla tutta. Però il dato che salta all'occhio è che in 19 partite il Napoli abbia fatto 37 gol in trasferta e che la Juventus in 19 partite abbia fatto 18 gol in trasferta. Quindi la Juventus ha preso più di un gol a partita e ha fatto meno di un gol a partita in trasferta. Non è tanto il risultato dei 30 punti, anzi con questi dati forse è miracoloso avere conquistato 30 punti in trasferta con 18 gol fatti e 18 gol subiti in 19 partite. Il Napoli ha fatto 37 gol e ne ha subiti 13, oltre al fatto che
comunque anche l'Inter ha fatto 30 gol facendo 30 punti facendo 34 gol, il Torino ha fatto 31 punti in trasferta facendo 27 gol, quindi meglio il Torino della Juve dal punto di vista offensivo in trasferta. L'Atalanta ha fatto 31 punti facendo 28 gol, la Juve è quella che ha raccolto più punti, quindi 30, segnando meno gol. Vi do un dato: l'Udinese ha fatto 17 gol in trasferta, per dire, il Sassuolo 23, il Bologna 29, il Monza 23. Cioè, stiamo parlando, la squadra che ha fatto gli stessi gol della Juve in trasferta è la Salernitana, che però ne ha presi 36. Quindi io capisco il discorso dei punti, però bisogna anche migliorare quello che c'è dentro le partite per poi migliorare i punti. Quindi non facciamo passare il messaggio che la differenza tra Juventus e Napoli l'anno scorso è stata alle trasferte, perché loro hanno fatto 15 punti in più. Perché, cito Allegri stesso, bisogna mettersi in discussione, cioè mettersi in discussione per migliorare e avere un apporto migliore per raggiungere dei risultati migliori, l'ha detto lui stesso, e io sono d'accordo con le parole dell'Allegri di 2 anni fa. Non sono d'accordo con le parole dell'Allegri di oggi, che mi vuol far passare la differenza tra Juventus e Napoli che ha vinto il campionato nei 15 punti di trasferta. No mister, non è così, e lo sai benissimo, perché Allegri è una persona intelligente, è molto intelligente, ed è per quello che mi dispiace sentirgli dire certe cose. Commenti su Mancini non ne do, quando da fuori non si sanno le cose impossibili. Anche questo è un commento intelligente, perché tantissimi altri allenatori in Serie A magari avrebbero detto cose anche senza sapere, è giustissimo dire così. Ha fatto un ottimo lavoro in nazionale, ha vinto l'Europeo e avrà avuto i suoi buoni motivi di lasciare. Spalletti, in bocca al lupo per un incarico importante, dopo aver vinto lo scudetto. Anno zero non lo è mai, ogni anno si lavora per migliorare l'anno prima. Ah, speriamo. Poi cambiano i giocatori, bisogna lavorare su quelli che abbiamo e hanno caratteristiche diverse, anche se quest'anno va bene. Sarei comunque contento di lavorare bene con la squadra e ottenere risultati. I risultati quali sono? È inutile fare i titoli, la Juve vince lo scudetto. Ah, quest'anno è inutile. Però perché? Perché queste differenze di comunicazione? Perché? Per quale motivo? La Juve parte per ottenere il massimo dei risultati partendo da un obiettivo minimo, che è la Champions, perché l'avevamo ottenuta. Io voglio sentirti dire questa frase, mister, togliendo l'obiettivo minimo. La Juve parte per ottenere il massimo dei risultati. Ma perché dobbiamo costantemente, in questa conferenza stampa, quante volte abbiamo sentito l'obiettivo è arrivare ad aprile nelle prime quattro, arrivare l'anno prossimo a giocare la Champions, l'obiettivo minimo è giocare la Champions, in Champions l'anno prossimo ci vogliamo giocare perché quest'anno l'avremo ottenuta. Ma perché non diciamo soltanto la frase giusta, perché questa è una frase giusta: la Juventus parte per ottenere il massimo dei risultati. Come ha detto Giunto, la Juventus parte senza limiti. Perché quest'anno, a differenza degli ultimi 2 anni, dobbiamo parlare degli obiettivi minimi? Perché gli ultimi 2 anni sono andati male? Allora, invece che parlare degli obiettivi minimi, cerchiamo di lavorare come abbiamo visto che si è lavorato bene quest'estate, mantenendo quell'idea che ha mostrato una Juve diversa negli ultimi 2 anni, e provare una strada diversa da quella che è stata negli ultimi 2 anni per ottenere dei risultati migliori. Poi magari non si ottengono, d'accordo, ma almeno dai qualcosa in pasto al tifoso. Perché il tifoso della Juve oggi, 19 di agosto, che si siede ad ascoltare il mio video o la conferenza stampa di Allegri, o preparandosi per domani sera che gioca la Juventus, che gioca una volta a settimana, il tifoso della Juventus non può pensare che l'obiettivo della Juve sia arrivare nelle prime 4 ad aprile. Ma che lavoro è? Ma per quale motivo uno dovrebbe essere attratto da questa prospettiva? Il tifoso della Juve è giusto che si senta dire: la Juventus parte per ottenere il massimo. La Juventus è una squadra che è abituata a vincere in Italia e ci vorrà provare anche quest'anno, fino all'ultimo secondo. Queste sono le cose che si vuole sentir dire. Perché sennò che tipo di attrattiva puoi avere? Ad andare a Udine è importante portare a casa 3 punti, così ci sono 3 punti in meno a conquistare per qualificarsi in Champions? Io non lo so, non sono cose che mi piacciono. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole, però non vedo perché quest'anno si debba parlare così tanto degli obiettivi minimi. Ma parliamo di quello che deve fare la Juventus, perché negli ultimi 3 anni, con anche quello di Pirlo, non è stata in grado di fare, cioè tornare a lottare per lo scudetto, mica delle altre cose. Passetto alla volta, crescere in condizione fisica con entusiasmo e voglia di prendersi vittorie settimana in settimana e non di 3 giorni in 3 giorni. Poi Allegri ride sulle domande del mercato e dice: io credo che la rosa non sarà diversa il 2 settembre, poi possano capitare tante cose, ribadisco. 2 anni fa
Ronaldo mi ha detto che rimane, adesso ride, io sono convinto che la rosa sarà stravolta da qui al 2 settembre. Dobbiamo fare valutazioni sul numero di giocatori da tenere, alcuni hanno bisogno di giocare e valuteremo Congiuntoli e Manna. Inutile rimanere con 23-24 giocatori con una sola partita a settimana, quella di Coppa Italia. Attenzione, perché questo significa che ci saranno delle cessioni, perché 23-24 giocatori adesso ne hai di più, quindi se ne vuoi di meno, quanti ne partono? Vediamo se McKennie parte oppure no, perché numero 8 è libero, quindi McKennie può essere uno di quelli che parte. Fagioli si è allenato bene, devo decidere chi far giocare, ma è a disposizione. Sulle fasce ho 4 giocatori per 2 posti, devo ancora decidere, domani farà molto caldo e comunque bisogna essere pronti. Pogba oggi valuterò se convocarlo oppure no. Signori, è stata una conferenza stampa lunga e difficile, già la prima, purtroppo già la prima. Ci tenevo a raccontarvi queste cose e vi dico anche già una cosa, io temo che questo sarà il ritornello che ascolteremo per tutta la stagione. Bisogna arrivare nei primi 4, l'obiettivo minimo è la Champions, l'anno prossimo dobbiamo giocare la Champions. Questa credo che sia la nuova linea comunicativa scelta da Massimiliano Allegri e credo che questa sarà una cosa che ascolteremo più di una volta. È ovvio che la prima volta che la senti ti dà fastidio, io mi impegnerò per cercare di non ripetermi, perché capisco che anche dall'altra parte sia brutto continuare ad analizzare queste parole che tra l'altro avevamo già discusso tra virgolette su un'intervista che aveva rilasciato Allegri a Gazzetta, ma speravo che potessero essere state riportate in maniera peggiore, robe del genere. Però dall'altra parte vi dico, se Allegri ogni settimana continua a ribadirmi questo concetto, io non posso fare altro che riagganciarmi, perché io stesso vorrei non ripetere queste cose, ma non dipende da me, perché io vado ad analizzare e commentare le parole che vengono dette. Temo che questo sarà il nuovo ritornello. Non un ritornello che gradivo sentire, a maggior ragione come presupposti per un'intera stagione, dato che deve ancora iniziare. È un pochettino questa visione, siccome ammassa la balotta dopo un'estate molto calma dal punto di vista degli acquisti e cessioni, dopo un'annata molto avara di successi e molto cattiva anche dal punto di vista dell'extracampo. Io credo che il tifoso della Juventus meriti qualcosa di più. E spero che queste siano soltanto parole di facciata e che Allegri quest'anno abbia veramente voglia di stravolgere la Juve rispetto agli ultimi 2 anni. Però queste sono solo chiacchiere mie, supposizioni mie. La palla ora passa al campo. Domani si ricomincia.